a questa seconda uscita stagionale della Robur? Abbiamo provato a fare le cose che dobbiamo fare, siamo riusciti a sbloccare subito la partita, abbiamo provato a difenderci con ordine lavorando sulla linea difensiva e poi provando a giocare la palla. Bisogna sicuramente lavorare ancora perché mi ha fatto cose buone, qualche cosa ha fatto un po' meno bene, però i ragazzi tenere presente anche i carichi di lavoro, quindi c'è tanto lavoro sulle gambe e quindi le gambe non vanno come dovrebbero andare, un po' di stanchezza normale che ci sia, e quindi qualcosa viene meglio, qualcosa un po' meno bene, però hanno provato, ci hanno messo tanta buona volontà, hanno fatto tante cose buone, qualcosa da limare, da migliorare, però il momento della preparazione è questo, quindi va bene così. Quanto è difficile lavorare in questo momento di incertezza? È difficile perché la squadra è ancora in fase di costruzione, ci sono tanti ragazzi giovani che ci stanno mettendo tanto impegno, che però magari non rimarranno di sicuro tutti con noi. C'è bisogno di aspettare perché non si sa dove saremo, cosa faremo, e quindi non è semplice, però bisogna continuare ad andare avanti e fare le nostre cose. E poi vediamo al più presto che ci siano questi ricorsi e questi benedetti. Si sappia insomma chi venga ripescato e chi no, così pensiamo di lavorare da una parte o dall'altra e piano piano allestire la squadra. Nel frattempo però domenica c'è il primo impegno ufficiale, la Coppa Italia con la Sicula Leonzio. Sì, ci stiamo preparando per quello, cercheremo di fare il meglio, sicuramente non è la partita più importante dell'anno, non vogliamo fare brutte figure, ma anzi vogliamo cercare di fare il meglio, e cerchiamo di arrivarci nelle giuste condizioni, con i ragazzi che abbiamo a disposizione, per fare una partita fatta bene e cercare di vincere. Guerriglia!